Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sfincione bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola rimacinata, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale, olio evo, tuma, ricotta, cipolla bianca tagliata a fette sottili, acqua, origano, olio evo, sale, pepe, pan grattato, caciocavallo grattugiato o pecorino grattugiato e acciughe sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito ed azionare il bimby per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la semola, ed impastare in modalità spiga per 3 minuti. Aggiungere il sale e l'olio. Ed impastare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 3 ore. Nel frattempo preparare la cipolla. Mettere nel boccale la cipolla, e l'olio. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe e cuocere per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferire in una ciotola e tenere da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo trasferiremo su una teglia rivestita con carta da forno irrorata con un filo d'olio. Stendere l'impasto con le mani. Lasciare lievitare per un'ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, schiacciare il centro dello sfincione leggermente. Mettere i filetti di acciughe. La tuma, la ricotta,
la cipolla, spolverizzare con il pecorino grattugiato o il caciocavallo grattugiato. Il pangrattato, e l'origano. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 30 minuti circa. Lo sfincione è cotto, lasciare intiepidire e servire. Sfincione bianco. Grazie e alla prossima ricetta.